Benvenuti sul canale, qui è Class 25. Allora ragazzi, oggi sono qui con una nuova recensione per il canale appartenente ai film che sono usciti al cinema in quest'anno, però non sono andato a vedere e li ho recuperati successivamente in Blu-ray. E oggi sto parlando di un film 2020 per la regia di Steven Gagan ed è ovviamente Doolittle. Allora ragazzi, di questo film se ne sono sentiti di tutti i colori. Quando è uscito al cinema, prima che uscisse al cinema, partiva già tutto quanto col piede sbagliato, soprattutto perché parliamo anche di un Robert Downey Jr. post Iron Man, post Endgame, che dopo aver appeso l'armatura al chiodo si è dedicato nuovamente alle commedie per ragazzini. Sembra che questo film si possa definire una commedia, ma comunque film per ragazzi molto giovani. E allora, c'è chi lo definisce questo film come uno dei più brutti film dell'anno, nonostante il film fosse uscito a inizio anno e l'anno fosse appena iniziato. Quindi partiva già bene, ripeto. Però, secondo me, non è affatto il peggior film del 2020, però non è neanche uno dei più eccelsi. Comunque per la sua durata mi sono divertito e mi sono intrattenuto, per quel che si può definire divertimento. Però per il resto mi sono sentito intrattenuto e in più bisogna anche vedere che, bisogna tenere conto che non è esattamente un film per tutta l'età, ma anche un film per ragazzini, adattato da un libro per tutta l'età, per la famiglia più che altro, perché questo è un vero adattamento del libro Doolittle, perché i film di Eddie Murphy non è che fossero esattamente la trasposizione fedele del libro. Insomma, il libro aveva un setting ottocentesco, cosa che ha questo film, però invece i film di Eddie Murphy erano ambientati nella contemporaneità dell'epoca del film, e in più John Doolittle era nero, Eddie Murphy, mentre invece, se non sbaglio, nel libro era bianco, più attinente a Robert Downey Jr. Allora, già che questo film era uscito tempo addietro nei cinema e adesso è reperibile in Blu-ray o anche in streaming su Infinity, se ben mi ricordo, comunque l'intera recensione sarà con spoiler, perché sinceramente è passato molto tempo dalla sua release, potete trovarlo quando volete in home video, quindi se vi interessa andatevelo a recuperare. Altrimenti potete stare qui a guardare la recensione se non vi importa del film. Allora, che cosa posso dire in generale di questo film? Che, sì, ripeto, mi sono sentito intrattenuto per la sua durata, mi sembra un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, però effettivamente ha parecchi problemi. Ripeto, per me non è il peggior film del 2020 o uno tra i peggiori, però se qualcuno mi venisse in faccia a dire che questo per lui è il più brutto film dell'anno, onestamente non gli darei torto. Cioè, per me non lo è, ma capirei molto bene perché qualcuno me lo dovrebbe dire. Insomma, questo film è pregno di difetti e cose fastidiose che veramente, appena le ho viste, ho detto: ma cosa gli veniva in mente quando hanno scritto questo film? Però ripeto, bisogna tenere a mente che è un film prevalentemente per bambini. Un bambino non si fa troppe domande e si può sentire anche intrattenuto da questo tipo di film. Io ho raggiunto un grado di sopportazione nel quale non è che faccio lo schizzinoso sui film. Insomma, anche se un film ha una trama che si è, come in questo caso, vista e rivista centinaia di migliaia di volte, il protagonista è fastidioso, il ragazzino protagonista non sa di niente e il cast è fatto di comparse che sarebbero nomi ufficiali sul poster ma non hanno un ruolo fondamentale, sinceramente ho visto tantissimi film come questi con queste caratteristiche e ci ho fatto anche una certa abitudine. Non che me li abbia fatti accettare completamente, però diciamo che piuttosto che urlare subito alla schifezza, cerco di contestualizzarli nel perché li hanno realizzati in questo modo e ho raggiunto, mi vanto di dire, un grado di sopportazione abbastanza elevato, che però lo spettatore più esigente non ha. E questa è una cosa sacrosanta, insomma, se a qualcuno non vanno a genio sti film, ha tutto il diritto di lamentarsi. Ma ripeto, per me non è esattamente tutto quanto questo enorme disastro che tutti dicono. È comunque un film non esattamente eccelso, anzi un pochino brutto, ma non tra i peggiori, sinceramente, ho visto di peggio. Ma partiamo anche dalla regia di Steven Gagan. Su questo non ho molto da dire, insomma, Gagan è un mestierante che a livello registico non è che ci fossero grandi trovate. Anche gli effetti speciali sono parecchio limitati, dal momento che a quanto pare la produzione non è che potesse permettersi grandissimi effetti speciali, però io dico, se una cosa non la puoi fare, non la fare. Oppure, come nel caso dei Dottor Doolittle originali con Eddie Murphy,
Magari prova a utilizzare animali veri e ammaestrati, non usare CGI in continuazione, soprattutto per muovere loro le labbra. Capisco che all'epoca l'effetto di movimento delle labbra sugli animali veri fosse un po' ridicolo, lo capisco perfettamente, però era divertente e non richiedeva chissà che grandissimi sforzi dal punto di vista dell'editing. Invece qui vediamo degli animali che, vabbè, diretti da Gagan non è che siano tremendi. Ripeto, è un film per bambini, quindi può avere anche un'atmosfera cartunesca. Però gli animali non sono veri, ma neanche se mi preghi, cioè neanche se mi sforzo di immaginarli, non sono veri, non sono sullo schermo, sono sagome ritagliate in Photoshop e anche male e posizionate nelle inquadrature. Non le ho trovate credibili. Tutto quanto, la giraffa, il pappagallo, l'orso, tutti finti, dal primo all'ultimo. Ma era sicuramente per adattare meglio i labiali degli attori. Teorizzo. Però non è che l'effetto finale mi sia piaciuto un granché. Veramente surreale, ha un'atmosfera surreale. Parlando invece di produzione, questo film è stato realizzato, o meglio prodotto, da Susan Downey, che è la moglie di Robert Downey Jr. Ora, quando io sento che un attore o un'attrice va a fare un film prodotto dal marito o dalla moglie perché appunto questi ultimi l'hanno chiesto, il film capisci fin da subito che potrebbe essere una mezza schifezza. Ma in questo caso non mi veniva da dirlo, anche quando uscirono i trailer, perché Susan Downey era una delle principali produttrici dei due film di Sherlock Holmes, nei quali Robert Downey Jr., suo marito, è stato la star principale assieme a Jude Law. Quindi comunque lei sa il fatto suo, dal punto di vista della produzione. Quindi sicuramente avrà visto qualcosa in questo progetto di Doolittle, che forse alla fine non è andato come sperava. Però comunque, per chiamare Robert Downey Jr., ovvero tuo marito, a fare il film che vuoi produrre, forse ci ha visto qualcosa. A parte però che, ecco, tra poco parleremo, ma secondo me Robert Downey Jr. non ci dovrebbe stare in questo film. Veramente, passiamo da Iron Man e anche Avengers Endgame a questa roba. Non che la sua interpretazione sia brutta, perché Robert Downey Jr., anche quando faceva ruoli di merda prima di Iron Man, comunque era sempre bravo. Certo, gli sono valsi tantissimi premi anche Chaplin, che ha fatto il biopic di Charlie Chaplin. Però, prima di fare Iron Man, non è che la carriera di Robert Downey Jr. fosse chissà che. Aveva fatto anche quel film in cui c'era lo scienziato che scopriva il siero per diventare cani, e per tutto il film Robert Downey Jr. si comportava come un cane. Ecco, film del genere lui li faceva all'epoca, prima di Iron Man. E ora passare da Avengers Endgame a questa roba, sinceramente, perché ripeto, non è che Robert Downey Jr. dia un'interpretazione brutta del personaggio, è il personaggio che è scritto veramente in maniera atroce. Ma ne parliamo adesso, che parleremo appunto degli attori, del cast principale. E io, nonostante il cast sia ampio, veramente ampio, non parlerò moltissimo del cast perché, diciamocelo tutta, i nomi del cast sono messi sul poster, come ho detto prima, solamente per far nome, per far numero. Però tutti questi personaggi che sarebbero tecnicamente protagonisti, soprattutto gli animali, le voci degli animali, compaiono pochissimo sullo schermo. Veramente, ci sono troppi animali e quindi si passa da uno all'altro e per mezz'ora intera non si vedono gli altri animali. È una roba incredibile, veramente incredibile. Ma come al solito sono... Cioè, è un cast molto variopinto, pieno di persone, messe solamente per far numero, per far voce, perché altrimenti non era interessante il film, non abbastanza. Ma parliamo adesso delle interpretazioni degli attori e anche dei personaggi veri e propri. Robert Downey Jr. che interpreta il dottor John Doolittle. Allora, se vi ricordate il film originale con Eddie Murphy, a un certo punto del film lui finisce in manicomio, Eddie Murphy, e arriva il suo collega, che è avido di soldi e vorrebbe a tutti i costi che lui uscisse di manicomio per andare all'inaugurazione, alla presentazione, non mi ricordo bene cos'era, per poi intascarsi i soldi. E quindi dice questa frase che avevo in mente per tutto il film di questo Doolittle. Gli dice: John, voglio che tu mi faccia un favore, voglio che tu la smetta di abbaiare e cinguettare per un giorno. Ecco, questa frase che io ho appena detto è il mantra, diciamo, il tormentone dello spettatore medio guardando questo film. Perché, ripeto, questa è una recensione interamente con spoiler, quindi vi spoilerò tutto il film già da adesso. Robert Downey Jr.
comunica con gli animali, ma parla con gli animali solo registicamente parlando, visivamente parlando. In realtà, anche se noi lo sentiamo dialogare in perfetto italiano o inglese con gli animali, lui non dialoga con gli animali, lui replica i versi degli animali. Quindi veramente lui abbaia e cinguetta per tutto il film. E a volte ci sono degli stacchi, dalla prospettiva del protagonista, il ragazzino, che ti fanno vedere appunto lui che fa gesti per tutto il dannatissimo film. Cioè, veramente, Robert Downey Jr. è bravo, bravissimo a fare questo ruolo. E infatti, per l'ennesima volta, non delude. Peccato che sia il personaggio che è una roba atroce da ascoltare. Veramente, è una cosa senza pari. È una cosa stupidissima. Ma parliamo invece della trama in generale. Qual è la trama? Dopo aver perso sua moglie Lily in un incidente, in un naufragio, il dottor John Doolittle, che era il massimo esperto di animali, aveva aperto questa clinica che in realtà è la sua villa in Inghilterra. Ecco che poi, a seguito della morte della moglie Lily, lui si rintana nella villa con tutti quanti i suoi animali. E ecco che un giorno arriva questo ragazzino Tommy che scombussola la sua vita facendolo tornare fuori dalla villa, soprattutto perché c'è una missione, perché la regina d'Inghilterra, in questo setting ottocentesco, sta morendo perché probabilmente è avvelenata, e quindi il dottor John Doolittle e tutta la sua cricca di animali devono partire per un altro continente per cercare l'albero dell'Eden, il frutto dell'Eden, che è l'unica cosa che potrebbe risvegliare appunto la regina. Elementare, i conti tornano. Ora, io non ho letto il libro originale di John Doolittle e quindi non ho idea se questa fosse la trama effettiva del film. Non ne ho la più pallida idea. Però, seriamente, mi potete spiegare cosa c'entra un medico di animali con la vita della regina Elisabetta? Cioè, della regina d'Inghilterra. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che lui è il più grande medico di animali di tutto il mondo probabilmente, e chiamano lui medico di animali per curare la regina ammalata? Cioè, fortuna che il film, anche i film di Eddie Murphy, erano incentrati su lui, che aveva a che fare con effettivamente una trama legata agli animali. Questa trama non c'entra niente con gli animali. Gli animali sono semplicemente i suoi compagni di viaggio, sono un contorno. Ma in realtà il fulcro del film è la scoperta di questo albero dell'Eden, questo frutto magico, sorvegliato da un drago sputafuoco. Cioè, vi dirò una cosa, a un certo punto ci sono anche a livello registico varie inquadrature veramente belle dall'esterno della villa, che ci mostrano per esempio che sulle torri della villa ci sono capanne di gorilla, ponti che collegano una torre all'altra, sempre ponti tipo per il passaggio di scimmie, quelli con le assi di legno. La casa all'interno è un mix di colori, proprio un qualcosa di bellissimo che contiene tantissimi dettagli, marchingegni per gli animali. Vi rendete conto che quello che c'è nella villa per 5 minuti che si vede è più interessante della trama vera e propria? Se la trama fosse stata qualcosa di veramente inerente agli animali, invece di andare a fare questa caccia al tesoro stupida, il film sarebbe stato molto 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 più interessante, secondo me. Vedere tutte le stramberie della casa, della villa, gli animali che interagiscono con gli umani e il dottor Doolittle. Queste cose ci sono, ma sono veramente in minuscola parte, minuscola parte. I personaggi sono più o meno caratterizzati bene, insomma, John Doolittle l'ho trovato simpatico, è comunque Robert Downey Jr. e non riesco a volergli male. Nonostante faccia un'interpretazione di un personaggio tremendo, comunque lui riesce a salvare baracca e burattini solo reggendo l'intero film sulla sua performance. Quindi già questo è un punto a favore. Però secondo me si poteva fare molto meglio quel personaggio. Poi il ragazzino Harry Collett, che interpreta Tommy Stubbins. Spero di averlo pronunciato bene. Allora, ci avete presente il classico ragazzino protagonista tipo Eragon? Ovvero un protagonista che conosce il suo sviluppo dall'inizio alla fine e non ti lascia niente il personaggio dall'inizio alla fine? Benissimo, allora non c'è bisogno che vi dica nient'altro. Vi ho spoilerato tutto quanto il personaggio. Cioè, questo Tommy Stubbins
fin dalla prima inquadratura si capisce che sarà il classico ragazzino che si intromette nel mondo mistico, fantastico, che non lo riguarda. Si incentrerà tutto il film su lui che dice che meraviglia questo, che meraviglia quell'altro, e de facto non combinerà niente di importante. E effettivamente è così. C'era una potenziale cosa che l'avrebbe reso interessante, ovvero il fatto che lui, scoperto che John Doolittle sa parlare con gli animali, voglia a tutti i costi imparare il linguaggio degli animali per imparare a sua volta a comunicare con le creature. Peccato però che mentre appunto John Doolittle si rifiuta di addestrarlo, di stare col ragazzo, il ragazzo dal nulla, veramente dal nulla, progressivamente inizia a sentire gli animali, inizia a capirli. Io questo non l'ho capito. Cioè, è una roba della serie Loki. Se fosse semplice, lo farebbero tutti, diceva Loki in Thor The Dark World. Ecco, stessa cosa. Cioè, chissà quanti anni ci ha messo John Doolittle a capire il linguaggio di tutti gli animali della Terra, e invece dall'inizio del film inizia già a fare un attimino di comprensione, e a fine film, senza aver chiesto l'aiuto di John Doolittle, sto qua sa comunicare perfettamente con i membri principali della squadra animale. Cioè, io detesto il termine Mary Sue o Gary Sue, però sto ragazzino è veramente un Gary Sue, dal momento che dal nulla, chissà quanti anni ci sono voluti per John Doolittle, sto qua dal nulla in pochi giorni riesce a comunicare perfettamente con la maggior parte degli animali della cricca. Cioè, è una roba veramente stupida, stupida. Se avessero messo un vero rapporto tra John Doolittle e il ragazzo, la cosa avrebbe avuto senso, visto che John Doolittle gli insegnava progressivamente il linguaggio degli animali. E invece no. E quindi questo è. Poi abbiamo il principale antagonista del film, ovvero Michael Sheen, che interpreta il dottor Mudfly. Questo è un ennesimo villain stereotipato che desidererebbe possedere tutti quanti i primati scientifici. Si inimica appunto John Doolittle perché fin dai tempi dell'università i due non andavano d'accordo. Mi ha ricordato per certi versi Paul Giamatti nel primo Doolittle. Vi ricordate, nel primo Doolittle c'era John Doolittle che finiva rinchiuso in manicomio, e appunto ad accoglierlo c'era Paul Giamatti, all'inizio mi sembra della sua carriera, che ancora non aveva fatto ruoli importantissimi, con il suo gatto Burrito. Non dimenticherò mai veramente la scena. E che cosa direbbe? Direi che sei una testa di cazzo. Veramente, mi porto quel film nel cuore. Però vabbè, il villain di questo film, il dottor Mudfly, è veramente stereotipato come pochi. E infatti, quando si arriva anche allo scontro finale, in cui lui si dà tutte quante le arie che ha vinto, che avrà lui i primati scientifici, che ha sconfitto John Doolittle, non ho provato neanche un po' di pena per lui. Cioè, il personaggio vorrebbe suscitare pena, pietà, però non mi ha suscitato niente, mi ha suscitato semplicemente "ma quando crepi, maledizione, e ti levi dalle balle". E difatti, quando nella grotta dell'albero dell'Eden finisce giù per il crepaccio sparendo nell'oscurità, non ho detto niente, ho detto solo "ah, crepa così, vabbè, alla prossima allora". Cioè, veramente, è un personaggio che non mi ha saputo di niente. Mentre c'è la caccia all'albero dell'Eden, sto qua, sta per tutto il tempo sulla sua corazzata imperiale a bombardare la nave di John Doolittle, che era la nave di Lily, sua moglie, e niente, continua a sbraitare, continua a urlare. Veramente uno di quegli villain stereotipati che non lasciano niente alla fine, non danno proprio niente. Dal punto di vista degli umani se ne sono sbattuti altamente. E poi a un certo punto del film, veramente a tradimento, ecco che salta fuori Antonio Banderas, che interpreta Rassolim, il padre di Lily Doolittle. Quest'uomo, sottolineo quest'uomo, una volta faceva la maschera di Zorro, faceva il gatto con gli stivali, faceva film con Monica Bellucci che gli sono valsi premi ai festival. E ora ce lo ritroviamo qui, per 5 minuti cronometrati in Doolittle, a fare anche lui il villain stereotipato, che a un certo punto ha anche un risvolto parecchio interessante. Peccato che il personaggio sia talmente poco incisivo sullo schermo, si è messo lì a caso per fare da ostacolo ai protagonisti, che quando c'è questa svolta, ovvero
quando starebbe per uccidere Doolittle perché lo incolpa della morte della figlia, ecco che dopo che le ha dato in pasto alla tigre schizofrenica, dopo che Doolittle gli ha anche fracassato la torre e la fortezza, sto qua gli punta il coltello alla gola e dice: l'ironia è che io vorrei ucciderti con ogni fibra del mio corpo, ma amo mia figlia e lei non vorrebbe che io ti facessi del male. Ma che cazzo stai dicendo? Sto personaggio non ho capito perché è nel film e non capisco appunto perché Antonio Banderas sia in questo film. Come al solito io so benissimo che anche a Hollywood c'è il mutuo da pagare, ci sono le bollette, le tasse e quel che c'è. E in più in tempi di crisi, se non ti chiama nessuno, devi accettare anche i ruoli più disparati. Ma perché accettare 5 minuti di ruolo in Doolittle e fare il villain stereotipato che vorrebbe anche avere un risvolto commovente? Però è apparso così poco tempo che non mi sono minimamente affezionato a lui. Antonio Banderas è bravo, molto bravo, come sempre. Peccato però che il suo personaggio non sa di niente. Gli unici interessanti in questo film sono John Doolittle e anche Tommy Stubbins, il ragazzino, e gli animali. Ma tutti gli altri personaggi umani sono nulla. Nulla. E in più, ripeto, Banderas una volta faceva i film con la Bellucci che gli sono valsi premi su premi. Perché è dovuto finire a fare Doolittle? Non lo capirò mai, credo, non lo capirò mai. Proprio a tradimento salta fuori. A un certo punto del film, a metà film, neanche a metà, oltre la metà del film, salta fuori per 5 minuti. L'unica cosa bella che, a cui porta la sua performance è che poi John Doolittle, ovvero Robert Downey Jr., si scontra con la tigre schizofrenica, che aveva interrotto le sue sedute quando Doolittle stava lì sull'isola dei pirati o dei briganti. E vabbè, lo scontro è anche interessante. Le interazioni tra lui e la tigre, che era un ex suo paziente, sono carine, non dico di no. Peccato però che... veramente, Antonio Banderas in sto film, ma perché? Perché sto qua, sto attore può fare molto di più, può avere di meglio. E adesso ragazzi, prima di passare a una piccola parte spoiler, anche se non ci sarà moltissimo da spoilerare, facciamo un carosello di attori. Adesso ve li dirò tutti quanti di fila e vi dico, sono più o meno caratterizzati tutti allo stesso modo. Non ho moltissimo da dire, quindi ve li dirò uno a uno, semplicemente elencandoveli. Il cast degli animali, parliamo del cast degli animali. John Cena, che interpreta l'orso Yoshi, l'orso polare. Marion Cotillard, Tutù la volpina. Tom Holland, Jeep il cane. Rami Malek, Cici il gorilla. Emma Thompson, Polinesia il pappagallo. Craig Robinson, Kevin lo scoiattolo. E Selena Gomez, Bensi la giraffa. Questi sono i nomi più importanti del film, questi sono gli attori principali per gli animali principali. Allora, in italiano, eccetto Tom Holland, che ha sempre il suo doppiatore, il nostro Spider-Man, non ho riconosciuto nessun altro degli attori. Ho dovuto riguardarmelo una seconda volta in lingua originale per effettivamente sentire le voci degli attori. Ma ve lo dico, in italiano o inglese, che fosse John Cena a doppiare l'orso polare o fosse, che so, Massimo Boldi, non avrebbe fatto alcuna differenza. Non perché John Cena sia a livello di Massimo Boldi, non dico questo, ma perché i personaggi, ripeto, compaiono così poco sullo schermo, nonostante siano i protagonisti, che non sono importanti le voci, è importante la caratterizzazione, quella almeno un minimo ce l'hanno, perché ognuno di questi animali ha un suo problema che John Doolittle deve risolvere o ha già risolto. Peccato però che questi animali non siano tutti interessanti, moltissimi vengono per esempio abbandonati per 30 minuti di film nonostante siano in scena e poi vengono ripresi 30 minuti dopo. Non sono stati distribuiti bene gli animali. Ci sono troppi animali nel cast e quindi c'era troppo poco tempo per esplorarli tutti quanti. E infatti alla fine solo alcuni sono simpatici. Ma poi la cosa più brutta è che, per esempio, io volevo sentire Tom Holland perché sapevo che c'era Tom Holland nel cast. Lui fa il cane Jeep, quello con gli occhiali, perché a quanto pare ha un problema di vista. Il problema è che a un certo punto, proprio all'inizio del film, quando inizia la missione, la squadra si divide, alcuni animali restano a Buckingham Palace a vegliare sulla regina in fin di vita e invece l'altra metà della cricca va con John Doolittle in missione a cercare l'albero dell'Eden. Quindi veramente, per esempio, Tom Holland, che era quello che mi aspettavo di più di sentire assieme a John Cena e anche a Robert Downey Jr., il nostro Peter Parker in formato canino non lo sentiamo più per tipo tre quarti d'ora, riappare per una scena di un minuto e non lo rivediamo per altri 30 minuti.
Veramente ci sono troppi personaggi in questo film e troppo poco tempo per mostrarli tutti. Cioè, veramente, Tom Holland che c'entra in sto film? Io avrei voluto vederlo far coppia fissa con Robert Downey Jr. Invece no, una interazione nella villa e via, basta, finito. Ma qui si parla delle mie aspettative, però penso che se metti Robert Downey Jr. e Tom Holland nel cast, insieme, i nomi sono vicini, vorresti appunto vederli sempre insieme, visto che hanno avuto il passato di Peter Parker e Iron Man. Dico io. Però, vabbè. Veramente, questi personaggi potevano essere doppiati da chiunque, chiunque, non avrebbe fatto differenza, né caldo né freddo. Questa era presso poco la mia opinione. Poi adesso parliamo della scena più cosa che io abbia mai visto in un film per bambini. Ho parlato con un paio di persone, chiedendo appunto a loro che hanno visto il film cosa effettivamente rendeva il film brutto. Di tutte le persone separate che non si sono parlate tra di loro, di con cui io ho parlato, è emerso un dettaglio comune, ovvero che fino a questa fatidica scena che sto per dire, il film era tra virgolette salvabile. Una volta arrivati a quella scena, che alcuni definirebbero cringe, io appena l'ho vista ho detto: ma cosa sto guardando? Cos'è sto film? Ho detto, cioè, ho capito più che altro perché. Ho capito il perché. C'è il punto in comune, appunto, tra le opinioni di tutti. Questa scena è la scena fatidica che ha rovinato tutto il film. Arriviamo allo scontro finale col dottor Moodfly, che appunto crepa come un imbecille nel fossato, nella buca, finendo nell'oscurità, perché a guardia del frutto dell'Eden, dell'albero, c'è questo drago, questa dragonessa, che ha i bruciori di stomaco, e tutta quanta sempre incazzosa con la vita, brucia tutti quanti. E quindi a un certo punto John Doolittle, che dal nulla impara il linguaggio dei draghi, nonostante non se ne sia mai visto uno, ma impara in 4 secondi il suo linguaggio, capisce che il problema della dragonessa non è solo che lei è a guardia dell'albero, ma ha un'ostruzione intestinale che la rende super violenta. E quindi l'unico modo è farle uno stupefacente clistere a mano. Ma che cos'è? Vediamo 2 minuti. 2 minuti di Robert Downey Jr. che fa un clistere a mani nude alla dragonessa, facendo uscire dal suo culo armature, spade, armi, asce, e facendole fare delle flatulenze da capogiro. Madonna. Ora, io chiedo, veramente, lo chiedo. Va bene che anche nel film originale di Doolittle c'era Doolittle che faceva il bocca a bocca con un topo in fin di vita che poi scorreggiava, appunto. Ma questo è tecnicamente un film per bambini. I film di John Doolittle erano un attimino più volgari, più per tutti. Non solo per un pubblico infantile, anche per un pubblico infantile, ma era un linguaggio più colorato. Questo film non ha neanche una parolaccia. Perché bisogna mettere una scena tanto stupida e farla passare per divertente, quando invece è una roba, una comicità in stile scary movie, che stona con tutto il resto del film, e chi la definisce cringe non gli darei torto. Cioè, io non la definisco cringe, però chi la definisce cringe non gli darei torto, perché è una scena talmente stupida, fuori contesto. Non lo so veramente, non so come definirla. Ma vabbè, quindi fanno il clister dopo che hanno fatto tutta quanta questa strada per prendere il benedetto frutto dell'Eden, ed ecco che la dragonessa gli consegna il frutto, gli permette di prenderlo perché gli hanno fatto il clister salvandola, e quindi loro tornano a Buckingham Palace in 4 secondi, dando il frutto alla regina, ed ecco però che poi i cospiratori contro la corona vengono arrestati. E veramente, altro di questo film non saprei dire. Cioè, la trama è semplicissima. Tommy Stubbins arriva alla villa, inizia a fare amicizia con gli animali e anche con Doolittle. Doolittle viene convocato a palazzo. Da palazzo, Doolittle e il ragazzo vanno all'isola dei pirati, dei banditi. Dall'isola dei banditi vanno all'isola dell'Eden. Dall'isola dell'Eden tornano a Buckingham Palace. Punto. Non ci sono altre sfaccettature all'interno. Vanno più che altro all'isola dei pirati o dei banditi, quello che è, per trovare il taccuino, il libro con quale Lily, l'ex moglie di Doolittle e anche la figlia di Rassunim, ovvero Banderas, aveva preso gli appunti per le coordinate e i segreti dell'isola dell'Eden. Vabbè,
Questo è praticamente tutta quanta la trama. Ripeto, mi è piaciuta l'interazione anche tra Robert Downey Jr., ovvero Doolittle, e la tigre schizofrenica. Quel combattimento è molto divertente, l'ho trovato simpatico. Però, per il resto, non trovo chissà che grandissime scene in questo film. Forse il salto della giraffa dal ponte, ma anche quello non mi ha saputo di niente, ora che ci penso. Ebbene ragazzi, io a questo film darei come voto un 6, perché è pieno di difetti, pieno di stereotipi, pieno di cliché cinematografici che ne ho visti fino alla nausea, ma comunque non mi fanno condannare il film completamente. Effetti speciali tremendi. Gli attori, alcuni carini nel loro essere, Robert Downey Jr. non delude, nonostante interpreti un personaggio discutibile, un cast di attori che fanno le voci degli animali, cioè Rami Malek che fa il gorilla, non l'avrei mai detto, io veramente non l'avrei mai detto, poteva essere lui come chiunque altro, o John Cena che fa l'orso polare, veramente poteva essere chiunque a fare questi ruoli. Ebbene ragazzi, io darei a questo film come voto 6, perché vabbè, non è chissà che. Ecco, do il voto e partono le campane. Ebbene ragazzi, lasciate like, gameplay e molto di più. A presto!